Buon pomeriggio a tutti e a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Umanistiche Live riservato alla nostra nuova antologia per la secondaria di primo grado Lettura Oltre di Rosetta Zordan. Il webinar di oggi è intitolato Sfide evolutive e sfide educative ed è il primo di tre appuntamenti. Sono Paola Magrì, responsabile della scuola secondaria di primo grado Area Umanistica di Rizzoli Education. Sono qui con il professor Alberto Pellai. Ben arrivato Alberto. Ciao Paola, grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e autore di molti bestseller, tra cui Tutto troppo presto e L'età dello tsunami, l'educazione emotiva, collabora come divulgatore scientifico con molte testate, tra cui Famiglia Cristiana, Focus Scuola, Radio 24. Come vi ho anticipato, il webinar di oggi è il primo di tre appuntamenti. Ne abbiamo fissati altri due, mercoledì 27 aprile alle 16 sulla bussola delle emozioni e mercoledì 11 maggio alle 16:30 sul tema Crescere natanti digitali, sempre con Alberto Pellai. Quest'anno, per la promozione della nostra antologia Lettura Oltre di Rosetta Zordan, Rizzoli Education ha deciso di organizzare una serie di webinar di approfondimento e di formazione per i docenti. Sono una serie di incontri su molteplici argomenti, tra cui appunto i laboratori del Writing and Reading Workshop, l'esame di Stato nella secondaria di primo grado, imparare con le nuove metodologie didattiche, gli escape game, la flipped classroom, il progetto orientamento nella scuola secondaria di primo grado e quindi anche gli incontri con il professor Pellai. Ricordo che il professore ha scritto una sezione dell'antologia intitolata La bussola delle emozioni e ce ne parlerà proprio il 27 aprile. Ora lascio la parola ad Alberto per il webinar. Grazie. Grazie mille Paola. Allora, abbiamo un'occasione di condivisione di informazioni. Io non vi vedo, ma ci immaginiamo, no? Tutti connessi come una sorta di squadra, davvero con un obiettivo importante, cioè capire come la relazione con i nostri studenti in preadolescenza sfida noi, ma in qualche modo sfida anche loro stessi. La preadolescenza, guardate un po', no? È l'età dello tsunami. Mi sarebbe piaciuto scrivere un libro sulla preadolescenza dove parlavo di un'età di brezza gentile, ma tutti voi, colleghi e colleghe che siete che insegnate alla secondaria di primo grado, sapete che davvero questo è un tempo che richiede un po' di scendere in trincea, una parola che non ci piace per niente. Di questi tempi, ma che in realtà ci dà bene l'idea di che cosa significa rimanere molto attenti, molto connessi con un gruppo classe che è davvero in una posizione sfidante, va davvero conquistata la relazione con i nostri studenti in preadolescenza e succedono talmente tante cose fuori e dentro di loro, che loro per primi vivono un'età che è davvero di profonda trasformazione, ma anche di profondo caos, di profonda confusione. L'adulto ha un ruolo fondamentale perché da una parte continua dentro al caos della preadolescenza a promuovere un movimento generativo, cioè noi diamo a tutte queste trasformazioni che sono in corso in questa fase dello sviluppo, diamo in realtà una direzione e soprattutto una direzione nutriente, cioè con il lavoro che facciamo con il nostro mandato educativo, permettiamo alle tante potenzialità e anche alla tanta energia, è tutto tanto, no? Di avere una cornice all'interno della quale poi far avvenire apprendimenti importanti, aiutare i ragazzi a giocarsi bene le loro sfide di crescita. Quello che farò con voi oggi è raccontare la preadolescenza secondo due grandi direzioni. La prima è guardare insieme quali sono le
le sfide evolutive che i ragazzi si stanno giocando in questa fase della vita. E direi che questo probabilmente è un po' una sorta di riassunto che faremo insieme di un bel po' di informazioni che non solo voi già conoscete, già sapete, ma in realtà entrando in aula tutte le mattine vedete davvero tanto in scena con i vostri gruppi classe. La seconda direzione però è che cercheremo di comprendere come queste sfide evolutive vengono giocate dentro alle trasformazioni della mente del preadolescente. La preadolescenza è proprio un'età di incredibile trasformazione e riorganizzazione del funzionamento mentale e è un'età che ha delle caratteristiche specifiche che sono rimaste davvero molto molto poco raccontate, poco narrate. Quando ho scritto insieme a Barbara Tamborini l'età dello tsunami, l'ho fatta prima di tutto perché io stesso, come genitore di 4 figli, mi ero reso conto che volendo studiare il tempo della preadolescenza ed entrando in libreria, scoprivo che c'erano tantissimi libri sulla seconda infanzia, il tempo della scuola primaria, moltissimi libri sull'adolescenza, ma sulla preadolescenza praticamente poco. Niente, no? Quindi molti dei ragionamenti che noi facciamo in relazione alla preadolescenza spesso ci obbligano a guardare i nostri studenti e studentesse un po' ancora come i bambini della scuola primaria o immaginarli, no? Già con un funzionamento più evoluto da scuola, da adolescente, ecco, da scuola secondaria di primo grado. Invece la preadolescenza ha proprio dei tratti caratteristici che la connotano e questo è quello che io vorrei che insieme ci portassimo a casa dopo la nostra conversazione di oggi. Diciamo che la cifra grande è proprio la dimensione del cambiamento. Tutto cambia a un'incredibile velocità quando tu entri in questa fase della crescita e il cambiamento è davvero sorprendente per lo stesso ragazzo, per la famiglia, per i genitori di quel ragazzo, di quella ragazza. Probabilmente voi docenti siete quelli che lo maneggiate meglio dal punto di vista educativo e anche in termini di significati evolutivi. Se io penso a quello che i genitori vengono a chiedere a chi fa il mio mestiere, a noi psicoterapeuti dell'età evolutiva, ecco, soprattutto con il primo figlio che entra in preadolescenza, uno delle attitudini del genitore è il grandissimo disorientamento. Dottore, ci aiuti? Perché io non riconosco mio figlio, no? È come se in casa fosse entrato un mostro. Da 6 mesi è completamente diverso a quello che ero abituato ad avere in casa e spesso la richiesta implicita che fanno i genitori è ci ridia quello che avevamo in casa prima, perché quello nuovo che abbiamo in casa adesso per noi è troppo faticoso, è troppo sconosciuto, è troppo impegnativo, molto molto difficile per noi relazionarci, no? con qualcuno che ci sembra davvero impossibile da conoscere. Ecco, quando un genitore chiede questo genere di aiuto a uno che fa il mio mestiere, è perché fondamentalmente si sta confrontando con i cambiamenti del figlio che sono molto veloci, ad alto impatto emotivo e relazionale dentro la famiglia. Un figlio in preadolescenza è spesso davvero anche tanto esplosivo, no? Entra davvero di nuovo un po' come nella fascia tra i 2 e 4 anni in una zona di profonda sregolazione emotiva, necessita di avere contatto e relazione con un adulto che è consapevole e competente di questi cambiamenti. Ecco, il genitore non ce la fa perché per lui sono una cosa completamente nuova e quindi nella fatica di cambiare dei figli spesso c'è anche la fatica di cambiare dei genitori. Voi insegnanti lo vedete tanto anche credo quando fate i colloqui con noi genitori, no? Vedete dei genitori che sono effettivamente disorientati e un po' disarmati rispetto ai loro figli. Da una parte vorrebbero continuare a seguirli, no? Anche nei compiti scolastici, negli impegni scolastici, come facevano alla scuola primaria, fortemente sospesi tra renderli ancora molto dipendenti e volerli spingere verso un'autonomia che però il ragazzo o la ragazza magari non sono ancora in grado completamente di gestire. Ecco, decisamente
certamente voi docenti avete, credo, uno sguardo molto più centrato sulle caratteristiche e sui cambiamenti associati alla preadolescenza, perché li vedete avvenire e soprattutto li vedete avvenire con velocità e modalità che più o meno sono sempre quelle, ma che nelle vostre classi sono in realtà si presentano poi in modo molto variegato. È incredibile entrare in una prima classe o in una seconda classe della secondaria di primo grado, perché lì dentro, per esempio, già l'impatto visivo, no? È un impatto dove sembra di avere davvero una Macedonia di soggetti che appartengono a fasi di sviluppo diverse. Ci sono nostri studenti e studentesse che hanno proprio ancora, no, il corpo di un bambino della scuola primaria, e ci sono invece magari studenti o studentesse che potrebbero senza nessun problema essere collocate dal punto di vista dell'aspetto fisico in una terza o quarta classe della secondaria di secondo grado, no? Quindi dei cambiamenti che avvengono con modalità e velocità e tempistiche differenti, e che riguardano alcune grandi aree che entrano prepotentemente nella vita di classe. Ecco, la prima grande trasformazione è quella che riguarda il corpo. Il corpo nelle vostre classi è qualcosa che è lì, pulsante, presente, in trasformazione, ed è qualcosa che, su cui i ragazzi e ragazze devono fare tantissimo lavoro. Lo vedremo anche parlando insieme della bussola delle emozioni. Quanta ansia, quanta paura si scatena intorno alle trasformazioni e ai cambiamenti corporei. Lo vedremo anche quando affronteremo insieme il tema delle competenze digitali e dell'educazione digitale, perché il fatto che i nostri studenti e studentesse vivono tantissimo dentro ai social e hanno da tenere in piedi, no, una vita reale, una vita online, genera poi una preoccupazione estetica e corporea rispetto al modo in cui loro si presentano al mondo davvero tanto tanto grande. La psicologia dice che il compito, la sfida evolutiva grande intorno al corpo è quella di imparare a mentalizzarlo, e il processo di mentalizzazione corporea vuol dire che quel corpo che avevi da bambino e che si sta trasformando e si prepara a diventare il corpo che poi porterai in giro per tutta la tua vita adulta, viene caricato di nuovi significati che non esistevano prima. Pensate il significato procreativo e generativo, no? Legato al fatto che le ragazze hanno il menarca, il primo ciclo mestruale, i ragazzi hanno lo spermarca, la prima emissione di sperma, e questo tra l'altro rende il loro corpo un corpo che dentro a una fase di sviluppo dell'età evolutiva addirittura li renderebbe addirittura capaci di generare un soggetto, un bambino, no? E noi vediamo l'enorme discrepanza tra corpi che apparentemente hanno già funzioni adulte e menti, come vedremo, che invece sono ancora menti molto in evoluzione, molto in trasformazione. Questo corpo che cambia è un corpo che poi ha significati estetici, significati relazionali, è un corpo che davvero condiziona tanto anche la percezione del proprio valore, essendo così forte oggi la dimensione della costruzione del valore di sé generato intorno all'immagine che ci portiamo in giro nella vita. Molto interessante vedere cosa è successo ad alcune, soprattutto ragazze, dopo la DAD, dopo il primo lungo lockdown. Bisognava tornare a scuola con il proprio corpo in presenza, no? Ma loro durante la DAD erano state fondamentalmente un volto dentro allo schermo, e magari avevano portato il loro corpo dentro a Instagram o dentro a TikTok, no? Ma usando anche tantissimo i filtri, quindi tutto un rimaneggiamento dell'immagine del corpo. A quel punto tornare a scuola voleva dire rimetterci invece il corpo reale, quello di cui loro erano dotate, e questo generava un'altissima ansia, un'altissima preoccupazione. Sentivano una vergogna intorno a quel corpo, no? Come se fosse
impresentabile, come se facesse sperimentare a loro un senso di vergogna o di inadeguatezza. Direi che le preoccupazioni, le ansie intorno al corpo, voi le vedete in scena quotidianamente, fanno parte, no, di quell'area di lavoro che potremmo dire è un lavoro sul saper essere, incrocia molti aspetti anche all'interno del modello dell'educazione basata sulle life skills e per noi che poi insegniamo materie che hanno a che fare anche con non solo con la mente, l'intelligenza corporea, per usare il modello delle intelligenze multiple di Gardner, ma per esempio la mente letteraria, la mente artistica, abbiamo poi una gamma davvero di attività che possiamo anche portare in classe e che permettono di lavorare intorno a questa sfida della mentalizzazione corporea. Il corpo che cambia e si trasforma in realtà è un corpo anche che entra prepotentemente dentro alla dimensione della sessualità. La sessualità irrompe in pubertà una cifra che connota la preadolescenza proprio come un'età di svolta e di cambiamento rispetto all'infanzia, è che il corpo effettivamente entra nella zona dello sviluppo sessuale, quindi si dota di nuovi funzionamenti, di nuove sensazioni. La sessualità è qualcosa che irrompe proprio nel mondo interno del ragazzo e della ragazza, si fa sentire con tutto l'apparato anche del piacere abbinato alla pratica masturbatoria. Ci sono molte sfide legate alla sessualità che i ragazzi e le ragazze mettono in scena proprio dentro i loro contesti sociali e la classe è una di questi. La dimensione della seduttività, per esempio, per le ragazze, la dimensione della potenza e della prestanza fisica come codice di genere della mascolinità per i ragazzi, questa cosa che incrocia, no, anche la preoccupazione corporea e fondamentalmente la dimensione della sessualità, noi che ci occupiamo di educazione, mette dentro anche una forte esigenza di riflettere su quali sono quei messaggi e quegli approcci al tema dell'educazione emotiva, affettiva e sessuale che sono di importanza cruciale in questa fase della vita. Lo vedremo in modo approfondito nel prossimo seminario, addirittura poi sarà un tema preponderante dell'ultimo seminario, quello legato alla vita online, dove i ragazzi nella vita online vanno ad esplorare, no, la dimensione della sessualità, generando poi dei veri e propri paradossi in termini educativi, no? Se noi adulti rimaniamo in silenzio, pur sapendo che questa è una sfida di importanza fondamentale in questo tempo della loro crescita, abbiamo molto imbarazzo, ancora molta fatica, molta vergogna, abbiamo anche pochi materiali e pochi contenuti che ci fanno sentire autorizzati ad affrontare questo tema in classe, temiamo anche la reazione, no, delle famiglie che sono molto ambivalenti e molto incerte quando noi ci muoviamo intorno a questi temi, ecco che poi i ragazzi in realtà si muovono tantissimo nel territorio che vogliono esplorare e scoprire. È assolutamente sano che abbiano questa curiosità, questa dimensione di esploratività intorno alla sessualità, ma come vedremo la portano in territori che sono completamente inadeguati per i loro bisogni di crescita e sviluppo, completamente non fase specifici per i loro bisogni. E quindi lì dentro poi succedono davvero, no, tutte quelle zone, direi si scrittura tutta una serie di attitudini, atteggiamenti, utilizzo di parole, fantasie, verbalizzazioni che vengono portate in classe che sono davvero prese, no, in un territorio che è fortemente diseducativo o dove addirittura c'è tantissima maleducazione sessuale. Un'ulteriore sfida molto molto grande che i ragazzi hanno nel tempo della preadolescenza è che il gruppo degli amici, il gruppo dei pari deve diventare per loro il riferimento assoluto. Noi dovremmo vedere e connotare davvero la preadolescenza come un tempo in cui i soggetti si spostano, no? Dal copione molto protettivo, spesso un po' recluso e ristretto, che la famiglia mette a disposizione
Al copione invece molto considerato molto più attraente, molto più invitante, è quello che viene scritto con il gruppo dei pari, con gli amici. La dimensione della socializzazione si è notevolmente contratta nell'esperienza di vita delle nuove generazioni. Il Covid, direi, ha dato una mazzata enorme, ma qualcosa che stava già accadendo, perché è come se i ragazzi e ragazze del terzo millennio avessero un po' disattivato, avessero perso l'ingaggio a muoversi tanto nel territorio di vita che sta nella zona fuori di casa. Noi genitori siamo decisamente più ansiosi, abbiamo una percezione del mondo come portatore di grandi pericoli e quindi siamo davvero andati, no? Un po' in ritirata. Questo ha anche generato una virtualizzazione molto marcata della vita dei ragazzi, perché le esplorazioni e direi la curiosità di scoprire l'ignoto della vita che prima avveniva all'interno del gruppo dei pari nel mondo fuori, adesso avviene spesso in solitudine dentro a comunità virtuali, avendo accesso alla vita online. Ecco, noi dobbiamo sapere come educatori che invece i processi di socializzazione sono di importanza cruciale, rappresentano una vera e propria palestra per l'allenamento alla vita e non ci può essere crescita se non c'è il gruppo dei pari. Questo attualmente, in questo momento, rappresenta un po' anche una vera e propria emergenza educativa. Il Covid ha profondamente disabituato, disallenato chi cresce alla relazione con gli altri. E noi ci accorgiamo anche spesso nella vita di classe, no? Che trasformare una classe in un gruppo classe, mettendo a disposizione di quel gruppo classe le competenze relazionali, le competenze emotive, le competenze empatiche, non è qualcosa che troviamo già pronto e già garantito, che i ragazzi vanno davvero un po' allenati a riflettere sull'importanza della relazionalità e probabilmente vanno fatte anche un bel po' di attività che potenziano le loro, per esempio, competenze empatiche. Chi di voi si è coinvolto in attività di prevenzione del bullismo, queste cose le vede poi incarnate, no? In azione dentro a molti progetti di prevenzione, come se noi dovessimo dal di fuori allenare delle competenze che prima venivano quasi automaticamente allenate nel corso della crescita e che oggi rimangono come disabilitate, no? E che hanno bisogno di un vero e proprio percorso educativo e formativo ad hoc perché possano essere validate, sviluppate, potenziate nella vita dei soggetti in età evolutiva. Ecco, vi direi poi più in generale con questa immagine, che è un'immagine così un po' misteriosa, che la sfida evolutiva grande comincia in preadolescenza e poi diventerà cruciale in adolescenza, che il soggetto si deve muovere dal territorio della dipendenza al territorio della costruzione di autonomia, dal territorio della protezione che gli viene offerta dal mondo adulto al territorio dell'esplorazione e della scoperta, no? Deve sentire un'attrazione molto forte per il mondo che c'è fuori e sentire che il fuori, quindi non la protezione che gli offre il nido domestico, ma le molte occasioni che ci sono nel mondo fuori sono il luogo dove si impara a diventare quello che si vuole essere. Ed effettivamente, no, tutte le agenzie educative extrafamiliari, la scuola prima di tutto, ma poi la loro associazione sportiva, la vita nella parrocchia e nell'oratorio, la dimensione dello scautismo, i laboratori di espressività teatrale, la formazione musicale, il coro, la banda, il gruppo, la band. Tutto questo genere di esperienze è di importanza fondamentale perché mentre allenano ragazzi e ragazze alla competenza della vita in una dimensione in cui i ragazzi e ragazze sono anche in un assetto relazionale e cooperativo fra di loro, ecco, il ragazzo ha modo di produrre dentro di sé nuove immagini di se stesso, cioè la domanda chiave che poi dovrà essere risolta e attraversata nel corso della preadolescenza e poi dell'adolescenza, la domanda:
chi voglio essere, no? E come si fa a diventare la persona che voglio essere. Per chi di voi ha familiarità col modello delle intelligenze multiple, qua vuol dire muoversi nel territorio dello sviluppo della mente intrapersonale e contemporaneamente, no? Mentre noi lavoriamo sul conosci te stesso, ci muoviamo poi anche nel territorio della mente interpersonale, cioè per conoscere me stesso io ho tanto bisogno anche del lavoro di cooperazione, di rispecchiamento che avviene nel mio relazionarmi con gli altri. A questo punto abbiamo detto, questo se dovessimo dire, no? Perciò quali erano quelle che noi chiamiamo sfide evolutive del preadolescente, abbiamo visto che sono il corpo, che sono la sessualità, che sono l'appartenenza al gruppo dei pari, che significa generare, no? Una sana distanza e cominciare a rimanere in un territorio dove non c'è la costante presenza protettiva dei genitori e degli adulti, quindi generare un'alternativa di appartenenza all'appartenenza familiare, che è quella con cui siamo cresciuti e che è profondamente presente nel nostro mondo interno e fortemente identitaria. E poi abbiamo detto c'è tutto questo lavoro da fare intorno alla domanda chi sono. Fondamentalmente i ragazzi in preadolescenza per la prima volta sentono fortissimo che non possono più aderire al copione dell'obbedienza, no? Io sono quello che tu mi dici di essere, ma sentono di dover entrare nel copione dell'autonomia, cioè io sono la persona che ogni giorno un po' si scolpisce e si inventa, no? Come un blocco di marmo che ogni giorno deve ricevere un lavoro di cesello e scalpello che se fino all'anno prima veniva fatto dalle mamme, dai papà, insomma dal mondo adulto che ti diceva un po' come muoverti nella vita, ecco che in preadolescenza il ragazzo comincia a fare in un modo personale, molto individuale, molto autonomo. Spesso questo significa entrare in classe, per esempio, avendo cambiato look, avendo cambiato taglio di capelli, cercando di identificarsi, no, in una nuova versione di se stessi, attraverso soprattutto l'immagine che di sé si presenta agli altri. Però molte di queste cose hanno invece poi dei correlati molto importanti che stanno avvenendo nella mente del preadolescente. Qua la sfida grande, qua entriamo un po' nella seconda area di approfondimento del nostro webinar di oggi pomeriggio, è domandarci: ma cosa succede nella mente del preadolescente? La mente è un po' la cabina di regia della nostra vita, e quindi qual è la cifra, qual è il codice specifico per cui la preadolescenza irrompe dentro alla mente dei nostri ragazzi e ragazze, in qualche modo ne condiziona, no, la trasformazione rispetto al loro modo di funzionare, di stare in relazione con gli altri e anche di parlare di se stessi a se stessi. In questo senso le neuroscienze ci hanno aiutato moltissimo negli ultimi 20 e 30 anni, sono davvero riuscite a entrare nel cervello in trasformazione e ci hanno aiutato a capire intanto su che modello di funzionamento si appoggia il nostro produrre pensiero, il nostro costruire significati intorno alla vita, intorno al mondo in cui noi siamo immersi. E poi in modo particolare ci ha permesso anche di capire cosa succede nelle diverse fasi dell'età evolutiva. Allora, la prima idea che vi voglio fornire, che ci sarà molto molto utile, la dovremo rivedere insieme quando parliamo della bussola e delle emozioni, adesso la scorriamo abbastanza velocemente, è che noi siamo dotati di un cervello che funziona, che è strutturato come una casa a tre piani. L'evoluzione ha stratificato un piano sull'altro fino a renderci gli unici esseri viventi hanno a disposizione tre livelli di funzionamento mentale. Il livello più basso, quello che chiamiamo piano terra, è la parte più arcaica del nostro sistema nervoso centrale ed è quella parte della nostra mente che si occupa delle funzioni di sopravvivenza, quindi ha delle modalità di funzionamento molto reattive, è molto attenta a cogliere
qualsiasi stimolo aggressivo possa rappresentare, no? Un po' un attentato alla nostra sopravvivenza, lì dentro ci sono le funzioni della fame, della sete, del sonno, e noi, il piano terra, si attiva tantissimo quando queste funzioni vengono messe in serio pericolo. Fondamentalmente i ragazzi hanno il grande vantaggio che la loro sopravvivenza, il diritto alla salute che ogni giorno vivono, non è una loro preoccupazione, non è una cosa di cui si devono occupare loro. Quindi noi dovremmo immaginarci, no, che per quel che riguarda il piano terra, questa è proprio una sorta di funzionamento automatico, silenzioso, un po' come il pilota automatico di un aereo che va in loop e condiziona poco poi il reclutamento delle energie intrapsichiche del soggetto in età evolutiva, che invece vengono potentemente intrappolate sugli altri due livelli di funzionamento. I due piani che guardiamo adesso sono davvero quelli su cui l'intervento educativo incide tantissimo, perché se al piano terra noi ci occupiamo di sopravvivere, al primo e al secondo piano invece ci occupiamo di vivere, cioè di costruire un senso e un significato al nostro stare al mondo, e ci dotiamo davvero di tutte quelle competenze che ci permettono di diventare buoni registi della nostra vita e di direzionarla non solo nella direzione della sopra nel, verso le funzioni di sopravvivenza, no? Ma di andare a cercare il nostro personale progetto di felicità. Al primo piano, allora, noi abbiamo il cervello emotivo, lo studieremo in lungo e largo nel workshop dedicato alla bussola delle emozioni. Qua dentro, fondamentalmente, c'è quell'area del nostro cervello che si occupa di sentire la vita dal punto di vista anatomo-funzionale. È il sistema limbico e amigdala, ippocampo. Qua noi abbiamo la casa delle emozioni primarie che analizzeremo una per uno nel prossimo workshop. Qua ci sono anche tutte le reti neuronali che si occupano della ricerca della gratificazione immediata, del bisogno di sentire il piacere e la piacevolezza, che sono fortemente affamate di divertimento, di eccitazione intensa, di ricerca di sensazioni forti e intense. E qua dentro voi potete proprio immaginare, no, da questo genere di descrizione che stiamo facendo, che per esempio c'è tutta quella zona della vita che attira tantissimo i nostri ragazzi con, direi, il canto delle sirene del divertimento. Cioè, vieni da me, perché quando entri nel mio territorio ti divertirai un sacco, faremo un sacco di cose divertenti e eccitanti, proverai sensazioni intense che quando eri bambino non potevi provare, no? Perché in quel territorio ipernoioso dove la mamma e il papà ti facevano fare solo le cose che fanno bene, non potevi scoprire un po' anche tutto il senso del proibito e del trasgressivo, verso i quali invece il cervello emotivo è notevolmente orientato. Però attenzione, c'è cioè questa spinta molto forte che il cervello emotivo ci dà alla ricerca di sensazioni intense, deve poi giocare la sua partita col fatto che noi abbiamo un secondo piano nel nostro cervello. E qua siamo gli unici esseri, abbiamo detto, tra le specie viventi che sono dotate anche di un cervello cognitivo, cioè di un cervello che è in grado di produrre pensiero, che è un cervello che è in grado di interagire con il piano sottostante, di regolare le attivazioni emotive, di dare significato, di riconoscere gli stati emotivi che proviamo e, per esempio, di poterli attraversare, gestire, elaborare, di cambiare anche gli schemi comportamentali, no? Che orientano il nostro agire emotivo. Altrimenti noi saremmo in qualche modo costantemente in preda alle pulsioni, a modalità molto istintive. Pensate a un cane lupo, no? Se io torno a casa la sera e il cane lupo apre la porta e lui mi dimostra sempre la felicità del vedermi tornare a casa, no? E quindi mi corre incontro, mi salta addosso con quel fare davvero un po' imponente, no? Dato anche dalle sue dimensioni e dal suo peso. Se io però stasera tornassi a casa dopo essermi rotto una gamba, quindi camminando su una stampella con la gamba ingessata,
Io ho bisogno che la felicità che il cane lupo mostra rispetto al mio ritorno a casa venga espressa con modalità molto più delicate, no? Molto più attente a non farmi cadere per terra e magari farmi rompere anche l'altra gamba. Ecco, voi potete passare l'intero pomeriggio a dire al cane lupo e a spiegare al cane lupo che non mi deve saltare addosso quando torno a casa, ma appena lui sente aprire il cancello, no? E io che entro a casa, ecco, il cane sta già grattando sulla porta, si apre la porta, mi corre incontro e non cambierà niente del suo schema comportamentale. Mentre noi esseri umani, in funzione della possibilità di raccontarci le cose, di usare il codice fondamentale che ci dice che noi siamo dotati di funzioni cognitive, il linguaggio, ed ecco perché è così importante allenare i nostri studenti all'uso della parola, alla comprensione della parola, alla condivisione della parola, perché la parola costruisce la dimensione del senso, gli orizzonti di senso, e diventa un incredibile mediatore nei contesti relazionali e interpersonali per dare significato a quello che proviamo e non lasciare che le emozioni si trasformino in agiti istintivi, impulsivi, senza nessuna mediazione del pensiero. Ecco, tutto questo lavoro di mediazione viene svolto al secondo piano. Lì dentro c'è la nostra capacità di produrre significato, di prevedere le conseguenze delle azioni che facciamo, di programmare, di gestire le nostre azioni, di comunicare in modo efficace. Sono davvero tantissime le cose che ci sono dentro di motivarci all'impegno, allo studio. È nel secondo piano, no? Che noi possiamo contrastare il bisogno di gratificazione immediata, fortemente sollecitato dal primo piano, e per esempio lavorare sulla dimensione della motivazione, dell'impegno, della tolleranza alla frustrazione. La scuola media diventa un'incredibile palestra di vita, anche perché aumentando in modo significativo l'ingaggio cognitivo dello studente, gli richiede, no, di fare una fatica che ha delle caratteristiche molto particolari. Non è la fatica del corpo affaticato che in un'attività sportiva deve resistere per arrivare al traguardo, no? Ma è la fatica di una mente che deve elaborare un'enorme quantità di dati complessi che vanno integrati, appresi e vanno in qualche modo metabolizzati, no, sul piano cognitivo, per poi diventare la propria cultura, la produzione di un proprio pensiero, per potersi trasformare da pensiero pensato, che è quello che succede al bambino, a pensiero pensante. Ora che abbiamo visto questa struttura a tre piani, dobbiamo guardare insieme che cosa succede nel tempo della preadolescenza, perché qua è dove noi abbiamo la trasformazione più importante. Ecco, qua dentro ho provato a... voi vedete un'immagine che vi racconta l'evoluzione del terzo... Adesso stiamo cercando di capire insieme, grazie alle informazioni che ci forniscono le neuroscienze, perché la preadolescenza è l'età dello tsunami, e per noi che siamo i docenti dei preadolescenti, perché la preadolescenza è un'età particolarmente sfidante rispetto a tutto quel compito, no, di lavoro, insegnamento e apprendimento che dobbiamo fare con i nostri ragazzi e ragazze. Ecco, qua dentro, in questa immagine, voi vedete la maturazione del secondo piano, cioè del cervello cognitivo. La maturazione vi viene raccontata attraverso il passaggio dal colore rosa-giallo, che è indicatore di immaturità, al colore blu-viola, che invece è indicatore di maturità. Quindi quanto più vedete blu-viola all'interno dell'immagine, questa sarebbe la corteccia cerebrale, la materia grigia, quanto più vedete estendersi il blu-viola, tanto più vedete che potrete dedurre che in quella fase dello sviluppo lo stadio di maturazione cognitiva, e quindi la capacità di mettersi in gioco con le funzioni cognitive dei nostri studenti, si è particolarmente evoluta. La cosa che ci interessa guardare qua è questo. Io vi invito a vedere il blu-viola del cervello del preadolescente con il blu-viola del cervello del cinquenne.
E poi fare molta attenzione a dove c'è quel quadratino bianco che corrisponde alla corteccia cerebrale della zona di cervello che noi abbiamo dietro la fronte. La chiamiamo corteccia prefrontale, certamente alcuni di voi l'hanno già sentita raccontare in altri contesti, è quella zona di cervello che noi abbiamo proprio dietro la fronte e non per niente, pensateci bene, no? Quando avete un problema, un grande problema, voi senza neanche pensarci su, vi mettete le mani qua. Proprio in questo punto della fronte, cominciate a massaggiare la fronte. Per quale motivo? Perché la zona della corteccia prefrontale è quella zona del cervello cognitivo dove noi abbiamo le reti neuronali che si occupano delle funzioni cognitive più evolute, più sofisticate, più complesse, cioè tutta quella capacità elaborativa e anche autoregolativa. Rispetto alla dimensione emotiva, tutta la capacità di produrre pensiero, di immaginare quali sarebbero le conseguenze delle nostre azioni, ecco, sono profondamente scritte proprio in questa zona del nostro cervello. Ora, se voi guardate che cosa succede dal punto di vista cognitivo alla maturazione della corteccia, e quindi del cervello cognitivo nel preadolescente, voi vi accorgerete che il blu e il viola che ha il 5enne sono praticamente molto molto simili al blu e il viola che ha il preadolescente e che in particolare proprio queste funzioni complesse, no? Che non sono la funzione di ripetere una poesia a memoria oppure essere bravo a gestire un problema di matematica o a fare di conto, ma è proprio avere competenze integrative, cioè risolvere problemi complessi, riflettere e attribuire significati alle cose che stanno avvenendo, direi un'intelligenza che ha dentro molto anche un approccio filosofico alla vita, ecco che voi vi accorgete che rimane ancora profondamente gialla, c'è pochissimo blu nel fronte della corteccia prefrontale. Quindi quello che noi misuriamo, no, con questa indicazione che ci forniscono i neuroscienziati è che il cervello cognitivo è ancora particolarmente immaturo all'ingresso in preadolescenza, però, e questa è l'altra cosa importante da comprendere, se noi scendiamo invece nel cervello emotivo, quello che scopriamo è che l'ingresso in pubertà provoca un'incredibile accelerazione del funzionamento del cervello emotivo, cioè quel cervello lì diventa un cervello potentissimo, il che significa che il cervello che si occupa di ricercare sensazioni intense, eccitazioni, divertimento, gratificazione immediata, è un cervello che in questo salto evolutivo viene dotato di un motore potentissimo, come se fosse il motore della Ferrari. E il cervello invece che lo deve regolare, gestire, che deve fondamentalmente dirgli a quel cervello lì, pensaci su, rallenta, fai attenzione. È invece un cervello che rimane molto rallentato e che continua ad andare fondamentalmente in bicicletta alla velocità della bicicletta. Possiamo immaginare una bicicletta che riceve un motore con la pedalata assistita. Ecco, ma se voi all'ingresso in preadolescenza mettete queste due parti del cervello sul via, ai blocchi di partenza, dite pronti, partenza via, quello che scoprite è che il cervello emotivo parte a una velocità incredibile e il cervello cognitivo cerca di stargli dietro, ma non gliela fa, cioè lo vedrete poi il cervello adolescente, vedete che proprio lo switch davvero grande avviene intorno ai 16 anni. Lì è dove la maturazione del cervello cognitivo riesce davvero a tenere, no? Bene in funzione, bene regolato, a coordinarsi bene con quello che succede al piano sotto. Qua voi comprendete anche perché c'è tutta quella vitalità caotica dentro la classe dei nostri preadolescenti, no? C'è tantissima energia, moltissima simpatia, tutto va veloce, tutto è parecchio accelerato, ma allo stesso tempo voi comprendete anche perché allenarli sulle funzioni cognitive più complesse richiede invece fondamentalmente di fargli tirare il freno a mano
su tutte le funzioni più legate al cervello del piano sotto, no? E chiedere a loro di fare questo sforzo intenso, potente, significativo di abitare il piano alto del loro cervello, che è un piano che va più lento, che elabora con i suoi tempi. Ma come immaginate dentro un cervello che ha queste caratteristiche, l'autogol più grosso, almeno questa è un po' la lettura che io do tanto anche nelle cose che scrivo e che un po' comunico ai genitori, l'autogol più grande è quello che deriva poi dal fatto che noi abbiamo generato una popolazione di iperconnessi che entrano dentro all'online e che vengono dall'online sollecitati a mettere in gioco tantissimo le loro funzioni emotive, quelle associate al loro cervello emotivo, mentre vengono poco sollecitati e poco allenati a gestire le funzioni che sono associate invece al cervello cognitivo. Questo è un po' il senso della didattica digitale integrata. Se la facciamo bene, noi useremo le risorse che ci arrivano dal digitale per permettere ai ragazzi, con quel genere di risorsa, di attivare il più possibile la dimensione del loro funzionamento cognitivo, ma dobbiamo essere bravi, no, a fare questo lavoro, perché altrimenti quello che automaticamente accade è che i nostri ragazzi e ragazze si perdono tantissimo del funzionamento, che ingaggia tantissimo invece il reclutamento del loro cervello emotivo. Ne parleremo tanto quando faremo il webinar assieme dedicato proprio a questo tema. Vi direi che quello che noi ci stiamo dicendo è stato molto ben raccontato, se vogliamo uno spunto narrativo, da Collodi, quando ci dice che Pinocchio viene mandato da Geppetto a scuola, no? Esce di casa dotato di libri di testo e dell'indicazione precisa di dirigersi verso la scuola, ma nella sua direzione verso la scuola incontra Lucignolo. Lucignolo è un grandissimo promotore di tutte le funzioni, mentre la scuola che aspetta Pinocchio sarà un potenziatore, un amplificatore, un allenatore delle sue funzioni cognitive. Lucignolo si presenta a Pinocchio invece come un fortissimo allenatore delle dimensioni che sono scritte nel suo cervello emotivo. E Lucignolo pone proprio, no, Pinocchio di fronte al dilemma: ma tu vuoi andare a scuola o vuoi andare al paese dei balocchi? Pinocchio fa un primo rilancio veloce, dice: Geppetto mi ha detto di andare a scuola, e questo è il copione dell'obbedienza. Ma quando Lucignolo gli dice: beh, pensaci bene, no? Perché guarda che se vieni con me ci divertiamo un sacco, facciamo un sacco di cose veramente piacevoli, gratificanti, ti piaceranno da morire, Pinocchio non ci mette né uno né due, no? A spostarsi nel territorio di Lucignolo, vendere i libri, comprare il biglietto per andare sul carro che lo porta al paese dei balocchi, andare là. Quando è nel paese dei balocchi si diverte tantissimo, non ha neanche un momento, no, di pentimento rispetto alla scelta che ha deciso di fare. E a quel punto, nel momento in cui poi, cosa ci dice Collodi, che dormiranno una notte intera, si sveglieranno, cioè entreranno poi nel successivo slot di crescita, no? E entrando entrano nell'adultità e si accorgono di aver sprecato il tempo in cui invece dovevano essere fatte germogliare, no, e fiorire il più possibile le connessioni neuronali, attenzione, integrative, che tengono insieme il cervello emotivo e il cervello cognitivo. Cioè fare tutto quel lavoro che noi facciamo di sostegno alla crescita, di formazione del preadolescente, di induzione, no, del potenziamento di apprendimento che noi otteniamo attraverso il lavoro che conduciamo con i nostri studenti, dal punto di vista neurobiologico si traduce in
tutto un sistema di reti e connessioni che vanno, e guardate un po', ritorniamo alla casa, no? E il fare un buon lavoro educativo, fare un buon lavoro formativo con i nostri studenti in preadolescenza, vuol dire collegare tantissimo i piani primo, secondo e piano terra, primo e secondo piano fra di loro, e quindi generare un sistema di scale e ascensori che muovono e spostano le informazioni dal basso in alto e dall'alto in basso, e quindi tenere il più possibile connessi attraverso reti sinaptiche, connessioni sinaptiche, i diversi livelli di funzionamento della mente. Quello che noi scopriamo, no, è che l'attività di lettura, l'attività di approfondimento della conoscenza cognitiva, tutto quel lavoro di lezione che facciamo in classe entra dentro al cervello dei nostri studenti e integra sempre di più le loro dimensioni emotive e cognitive. Se noi guardiamo invece un cervello, no, che passa un sacco di tempo della giornata a giocare ad un gioco, a un videogioco sparatutto, quello che noi scopriamo è che non si attiva niente al secondo piano, è tutta roba che avviene al piano terra, un cervello reattivo. Se il gioco è sparatutto, il piano terra sarà tanto sulla scena, no? Quella logica di tu mi attacchi, io mi difendo, quindi un cervello iper reattivo, molto veloce, che risponde allo stimolo, e poi il primo piano, un cervello fondamentalmente disposto al combattimento, alla guerra, dove c'è tanto la dimensione della rabbia. E in effetti i genitori, no, ci raccontano che i loro figli, che giocano un gioco sparatutto, si trovano poi magari con le cuffie in testa a urlare un sacco di parolacce, ad avere un tono di voce molto molto alterato, che è il tono di voce della rabbia. Ora, alla luce di tutto questo, quello che ci siamo fondamentalmente detti è che la cosa faticosa del per il preadolescente, per cui questa è un'età dello tsunami, è che tutte quelle funzioni che sono associate alla corteccia prefrontale, funzioni esecutive di pianificazione, individuazione delle priorità, organizzazione del pensiero, soppressione degli impulsi, valutazione delle conseguenze delle proprie azioni, sono davvero deboli, no? Fragili. Ecco perché vengono in classe e vi dicono: ma prof, io non mi ero accorto che c'erano tutte queste cose da fare per oggi, perché pensavo di avere più tempo. Deficit di funzione di esecutive pianificazione, individuazione delle priorità, no? Magari devono fare un compito scritto nell'arco di un'ora e alla fine dell'ora mi dicono: ma non avevo considerato che quella cosa lì era così importante, allora poi non l'ho più messa dentro il mio compito. Oppure anche, guardate quando riempiono lo zaino, no? Vedere il modo assolutamente caotico e non organizzato con cui sistemano le cose dentro al loro zaino, faticano davvero a organizzare il pensiero, ed ecco perché tutto il lavoro, per esempio, di comprensione di un testo, di riassumere un testo dandogli un numero limitato di parole, no? Vuol dire proprio piano piano entrare dentro a tutta quella dimensione. Vi accorgete perché a volte sono così scattosi, no? Ma anche proprio i nostri figli preadolescenti, quando sono arrabbiati, arrivano così a gamba tesa, no? E ci dicono delle cose terribili, ma non è che sono loro che parlano, è proprio la rabbia che parla al loro posto. Potremmo concludere che nell'età dello tsunami ciò che succede ai nostri ragazzi e ragazze, che loro hanno un cervello che prima di tutto sente e poi pensa, e che il pensiero spesso segue l'azione, segue la parola, che invece rappresenta un agito, no? Qualcosa che viene molto più dominato dal cervello emotivo. E quindi rimaniamo e concludiamo con queste due parole, cioè il tema molto forte della preadolescenza è che c'è una forte ricerca di sensazione. Sensazioni intense, eccitazioni intense, piacevolezza, gratificazione immediata, e che questa ricerca di sensazioni noi dovremmo direzionarle verso delle attività che fanno crescere
in cui possiamo anche correre dei rischi, il rischio di crescere, ma dove c'è anche la conquista dell'autonomia, la messa in gioco. Qua dentro c'è un po' tutto il razionale dell'intervento basato sulle life skills e le competenze per la vita. Se noi non facciamo questo lavoro di aiutarli ad assumersi un rischio di crescere, di autonomizzarsi, rendersi più indipendenti, facendo cose chiaramente che per loro sono anche belle, piacevoli e gratificanti, loro rischieranno di rimanere intrappolati in attività che gli danno un sacco di eccitazione, divertimento e gratificazione immediata, no? Come 2 ore o 3 ore di videogioco, però non li vedremo mai con in mano un libro, a leggere un libro, no? Perché è un'attività più impegnativa dal punto di vista cognitivo e che richiede più fatica e più impegno, cosa che non sono così facilmente loro disposti a mettere in gioco in prima persona. Ecco il ruolo dell'adulto, un allenatore alla vita. Qua mi fermo. Grazie Alberto. Grazie per il tuo contributo, perché effettivamente i preadolescenti si trovano proprio davanti a sfide emotive e i docenti a sfide educative. E qui ti pongo le seguenti domande: ma come si può aiutare a questo punto il ragazzo, la ragazza, a mentalizzare il cambiamento della preadolescenza? Ma direi da una parte parlandone tanto, cioè è chiaro che se abbiamo detto che il cervello cognitivo è il cervello del linguaggio e della parola, la parola diventa un potente significatore, non è un parlare però sconclusionato, no? Dimmi, e così mentre mi dici capiamo meglio, è anche quello, cioè il fatto che poi un ragazzo e una ragazza possano parlare della propria crescita, lo vediamo noi nella stanza del terapeuta, il dare parola, no, al mondo che ho dentro è già un modo per poterlo, vedendolo da fuori e sentendo me stesso che racconta a te, ma anche a me, quello che ho dentro, ho le parole per poterlo dire, se ho le parole per poterlo dire posso non doverlo agire, e quindi posso non trovarmi intrappolato in agiti che sono fortemente centrati sul fatto che non riesco a capire cosa mi succede, quindi lo butto fuori in modo esplosivo. Credo che scegliere bei libri che raccontano le sfide della preadolescenza e leggerli in classe insieme significa trasformare, no? Un gruppo di persone che si stanno interrogando su quelle sfide e che non hanno le parole, in un gruppo di persone intanto alfabetizzate, che le parole le hanno a disposizione e che poi possono, per esempio, nell'attività della discussione di gruppo, del circle time, ricostruire il loro percorso narrativo, la loro modalità di stare dentro le cose. Trovo che un'altra modalità interessantissima sia quella di proporre la visione di film che toccano le sfide evolutive. Il film ha il merito straordinario di permetterti di identificarti anche in modo profondamente, mentre il libro è molto anche lavoro cognitivo, assolutamente necessario. Non dobbiamo immaginare che il film sostituisce il libro, però il film mi dà un'accelerazione potente dentro alle emozioni, alle sensazioni, perché mi fa identificare attraverso le immagini da subito con una storia. Allora il lavoro col film poi diventa molto interessante, perché io posso, dopo che abbiamo visto un film insieme o spezzoni di un film, costruire con 4 o 5 domande potenti tutto un lavoro invece di rielaborazione e significazione intorno al film. Ai ragazzi poi piacciono tantissimo, visto che la domanda, i test di autoconoscenza, e in effetti lo vedrete dentro al percorso della bussola delle emozioni, c'è tutto un modo anche di entrare dentro il territorio dell'autoconoscenza facendo una serie proprio di giochi e di test che mi permettono di conoscermi meglio, ecco, di guardarmi un po' dal di fuori, di buttare dentro una struttura che è un po' più ludica, giocosa, no? Un po' più da primo piano, e di accogliere e di raccogliere però poi un bel po' di informazioni che servono tantissimo al secondo piano.
Alberto, invece il Covid ha creato, diciamo, isolamento negli adolescenti, l'hai sottolineato anche tu prima nel tuo intervento, ha disabituato, dicevi, alla relazione con gli altri. Allora, quali sono i consigli che ti senti di dare ai docenti proprio per stimolare nella scuola quella forza aggregante che la scuola ha? E sempre legato al Covid, gli studenti e le studentesse hanno sviluppato forse più emozioni negative che positive. E quali azioni si possono mettere e possono gli insegnanti mettere in atto e come possono aiutare i ragazzi? Sì, questo magari, ecco, questa seconda domanda la possiamo vedere in modo approfondito la prossima volta quando parliamo della bussola delle emozioni, perché entreremo proprio emozione per emozione dentro i vissuti dei ragazzi, la paura, la tristezza, la rabbia, no? Come si fanno a portare questi temi poi dentro alla rielaborazione? Ecco, direi che la parola chiave è rielaborare e quindi dovremo avere degli spazi di espressione, narrazione, significazione che poi ci permetteranno la rielaborazione. Vedo anche nelle domande che qualcuno chiede dei titoli. Esatto. No, per esempio, secondo me, se volete vedere qualcosa di molto divertente che può essere associato a quello che i ragazzi hanno vissuto, il libro, il film Io non ho paura, racconta proprio della storia di un mondo di bambini che è chiuso dentro un mondo di adulti che non li vede e tra l'altro c'è proprio un bambino recluso, no? La prima scena iniziale del film è qualcuno dentro un buio, chiuso dentro, il mondo là fuori che va per la sua strada, no? E Io non ho paura, tra l'altro, tratta tantissimo il tema della paura e del coraggio, che è stato una delle emozioni chiave che i ragazzi dovevano mettere in gioco. Credo che un altro, secondo me, molto molto divertente è il tema, è il cartone dei Cruz. The Cruz è una famiglia preistorica in cui il papà chiude tutti dentro la caverna, così nessuno corre rischi, che è una famiglia di reclusi, no? E la protagonista, Ip, è proprio una preadolescente che vuole uscire, vuole andare fuori, vuole correre rischi, non per farsi male, ma perché ha incontrato un ragazzo, un amore, vuole vedere il mondo come è fatto, no? E piano piano è lei che trascinerà fuori la sua famiglia da quell'ambiente. Se volete un buon libro, poi lasciatemi dire, di narrativa scolastica che tratta tantissimo questi temi e che abbiamo scritto proprio per la prima e seconda media, è Noemi nella tempesta. Abbiamo proprio raccontato dentro a questo romanzo per ragazzi la storia di due fratelli, Noemi e Luca. Si ride molto, si riflette tanto, c'è proprio un po', è la storia di due preadolescenti che si trovano incastrati in una famiglia con genitori separati, in cui la mamma infermiera viene catturata a sua volta dentro al primo lockdown e, essendo positiva, non può tornare a casa, e quindi il mondo è cambiato così drasticamente. E Noemi nella tempesta effettivamente è stato letto da tanti insegnanti con i propri studenti e permette di fare in modo relativamente leggero tutta un'esplorazione dentro a questi temi che sono così vicini ai bisogni e ai vissuti emotivi dei preadolescenti. Ecco, Alberto, ti chiederei magari di ripetere il titolo, perché c'è stato c'è stata un'interferenza, quindi non si è capito. Allora, i titoli che vi ho consigliato sono Io non ho paura, che tra l'altro è un libro tanto che viene letto, è un film che viene visto alla scuola media, poi The Cruz, è scritto Croz, ed è un cartone divertentissimo che vi permette anche di affrontare tanti aspetti magari legati anche al percorso di storia. Invece il romanzo per ragazzi che abbiamo scritto io e Barbara Tamborini si intitola Noemi nella tempesta. Ecco, questo avevamo perso. Grazie tantissimo Alberto per il tuo intervento. Vi saluto ricordandovi che il prossimo appuntamento legato alle opere di Rosetta Zordan sarà lunedì 28 marzo alle 16:30. Sarà il webinar Leggere e Scrivere con il Writing and Reading Workshop, il quaderno triennale di Lettura Oltre, con la partecipazione di Gianni Poletti Rizza e Romina Ramazzotti.
Pizzotti, mentre il prossimo appuntamento con il professor Pellai sarà mercoledì 27 aprile alle 16, come abbiamo detto, sulla bussola delle emozioni. Alberto, ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento, ringrazio tutti per la partecipazione, alla prossima. Grazie mille, saluti a tutti.